Dani, un riscontro. Io sono. Si sente? Sì, d'accordo. Grazie, grazie per essere intervenuti, per state intervenendo numerosissimi. Io mi presento, sono Alessandra Cornero, sono responsabile dell'ufficio gestione documentale di Formez PA e oggi ho il piacere di introdurre questo webinar dedicato al documento. Un webinar che nasce grazie al progetto Informazione e Formazione per la Transizione Digitale, in particolare la linea 3, Dati e Documenti della PA. Un webinar che Formez PA ha organizzato a supporto di Agit e che introduce un ciclo di webinar sui temi della gestione documentale. I prossimi saranno, lo dico fin d'ora, forse riusciremo a ripeterlo, anzi sicuramente, il 20 ottobre e il 9 novembre saranno il primo sulla, si chiama Peccati di protocollo e sarà sulla protocollazione delle pecche e l'altro sulle firme. E ho visto firme che voi umani che sarà il 9 novembre. Cercherò più possibile, in attesa che voi vi entriate tutti, di essere breve, come si dice, per lasciare più spazio possibile ai nostri relatori che ringrazio fin d'ora. E così come fin d'ora ringrazio tutti voi per essere, per intervenire, per ora intervenire, per essere intervenuti a questa iniziativa. Come di consueto potete scrivere le domande nella chat e vi dico subito che sia le slide che la registrazione dell'evento saranno disponibili dalla fine dell'evento in poi. Non ci dovrebbero essere problemi di tecnici, non ne vedo dalle vostre risposte. E non sarò sola oggi, ci saranno con me Patrizia Gentili di Agid e Mariella Guercio, poi le presenterò nel corso della mia introduzione. Introduzione che oggi ci concentriamo sul documento, come dice il titolo stesso, uno strumento fondamentale, ma forse poco, ancora poco considerato nella sua complessità e importanza. Nelle amministrazioni spesso si sente parlare generalmente, con maggiore frequenza, delle azioni che si compiono intorno al documento. Piuttosto che più sulle azioni che si compiono che quelle necessarie per redigerlo e formarlo adeguatamente. E allora si sente tanto, quali sono le parole? Si sente tanto protocollo o registrazione dei documenti, si sente tanta PEC con cui trasmetterli, si sente nell'aria, si sentono i flussi documentali e persino si sentono i documenti nelle nuvole parlando di cloud e ancora fascicolazione e conservazione. Alla base di tutte queste attività, molti di noi lo sanno, ci sono però i documenti e la loro corretta formazione e redazione, da tanti punti di vista che oggi vedremo, è fondamentale per tutte le operazioni successive, dalla registrazione alla fascicolazione, alla conservazione e anche, come molti di noi sanno, alla loro pubblicazione sul web. Il documento, come sappiamo, ha un valore giuridico e probatorio, ma anche un valore comunicativo. Per garantire questi valori bisogna fare attenzione alle parti che compongono il documento, ancora di più quando il documento è informatico, dal logo all'oggetto, dai corrispondenti alla firma, o meglio alle firme, dagli stili usati e formati scelti, tutto fa il documento. Un tema certamente ampio e complesso, ma estremamente importante e, come detto, forse sottovalutato. Non abbiamo ovviamente la pretesa, nel breve tempo di un webinar, di fornire tutti i dettagli di tutte le parti. L'obiettivo è piuttosto quello di dare un panorama quanto più completo di tutti gli aspetti salienti, quelli che, appunto, riprendendo il titolo del webinar, non avete mai osato chiedere o non avete mai chiesto, o magari nessuno vi ha detto, o nessuno vi ha comunicato la sua importanza, o ancora non avete trovato. E naturalmente il seguito, questa seconda parte del titolo potrebbe continuare, potremmo andare avanti
con tutto l'elenco delle possibilità, ma naturalmente, come detto prima, mi affretto a presentare i nostri relatori perché il tempo è poco. Siete ormai arrivati, siamo arrivati a quasi 700 partecipanti e cominciamo subito a presentare Agid, con cui Formez organizza questo ciclo di webinar, come detto, in particolare la dottoressa Patrizia Gentili, che prego intanto di collegarsi, che ha coordinato la stesura delle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Patrizia è responsabile per Agid del servizio documentale modelli di marcatura e ci parlerà del contesto regolamentare in cui la gestione documentale e quindi la formazione del documento, che ne occupa una buona parte, quindi dal titolo, si colloca. Entreremo quindi nel documento vero e proprio con la nostra esperta Mariella Guercio, che è docente universitaria e archivista anche informatica, esperta internazionale e tanto altro ancora, toccandone tutti gli aspetti essenziali, dal valore legale probatorio ai requisiti e criteri per la loro corretta formazione, criteri redazionali, template, formati, regole di trasmissione. E sappiamo che all'interno di ciascuno di questi termini si apre un mondo. Siete sempre di più e immagino che oltre agli interventi il tema e i nostri relatori susciteranno molte domande interessanti. Vi invito quindi a scriverle nella chat, come già detto, e alla fine del seminario ci sarà uno spazio dedicato alle risposte da parte dei relatori. Do quindi il benvenuto e la parola a Patrizia Gentili di Agid e auguro intanto buon lavoro a tutti. Grazie. Andra, io appunto, come ha detto poco fa Alessandra, sono la responsabile del servizio documentale modelli di marcatura dell'Agenzia per l'Italia Digitale e appunto ho avuto l'onere e l'onore di coordinare la stesura e l'emanazione delle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici che sono entrate in vigore il 1º gennaio scorso. Questo ciclo di webinar si introduce appunto, si inserisce in un cammino che abbiamo percorso insieme a Formez proprio per avere un approccio concreto alla gestione documentale che appunto è il core business poi dell'amministrazione, perché ovviamente il documento è il cuore di tutta l'azione amministrativa. Quindi abbiamo questo ciclo di incontri formativi che si inserisce in questo progetto che va avanti già da un paio d'anni, con l'intento di partire, diciamo, dalle linee guida, ma trasmettendo anche dei suggerimenti per realizzare i documenti che siano validi agli effetti di legge, che è la cosa principale, perché ovviamente quello che interessa è proprio riuscire ad avere la stessa effettività di un mondo tradizionale che stiamo piano piano abbandonando. Quindi vogliamo proporre un quadro che riguarda tutto il ciclo di vita del documento informatico e condividendo quindi anche delle, diciamo, delle riflessioni, delle indicazioni per poter incrementare appunto questa crescita digitale del paese, che è uno degli obiettivi principali anche del nostro piano nazionale di resistenza e resilienza. Quindi gli appuntamenti ve li aveva già detti Alessandra, sono questi tre. Abbiamo quindi oggi il documento. Il 20 ottobre parleremo di protocollo, soprattutto insistendo su delle prassi che magari nel tempo si sono consolidate e non sono possibilmente completamente aderenti alla norma, e poi un panorama sulle firme digitali. Ora, perché noi abbiamo emesso le linee guida? Lo ricordo velocemente, giusto per far capire qual è il ruolo dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
il CAD all'articolo 71, che ci ha conferito questo compito importantissimo di normare tutta una serie di aspetti che afferiscono all'attuazione del codice dell'amministrazione digitale. Le linee guida sono quindi una nuova forma di norma, una sorta di fast law, che risponde proprio all'esigenza di avere una norma in linea continua con l'evoluzione tecnologica, quindi una norma che è svincolata dal potere politico e che appunto in qualche maniera riesca a dare uno strumento flessibile per poter attuare il codice. Il contesto normativo di partenza, come vedete, era molto frastagliato. Abbiamo appunto il DPR 445 che comunque rimane il testo unico sulla documentazione amministrativa, il codice dell'amministrazione digitale che ci ha dato questo compito e una serie di decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per regolare il protocollo informatico, la conservazione e il documento informatico. A questo si sono aggiunte due circolari dell'Agenzia, la 60 e la 65, uno che riguarda il formato delle informazioni che erano associate ai messaggi di protocollo scambiati tra le pubbliche amministrazioni, la 65 sull'accreditamento e la vigilanza dei soggetti che potevano svolgere attività di conservazione per la pubblica amministrazione. Quindi quello che si è voluto fare, quello che il legislatore ha voluto fare con questa nuova fonte normativa è quella di destrutturare l'ambito oggettivo, si dice, ossia far diventare il sistema delle fonti più flessibile per dare copertura normativa a questi ambiti che sono fortemente tecnici. Ma poi si è destrutturato anche l'ambito soggettivo, cioè sancito l'ingresso di un nuovo produttore di norme che sono vincolanti, erga omnes, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato. Un nuovo produttore di norme che, come dicevo prima, è sganciato dal circuito della responsabilità politica. Questo per rispettare il principio della neutralità della rete. Il Consiglio di Stato, infatti, ha precisato che le linee di guida sono strumenti di regolazione flessibile, hanno valenza erga omnes e sono assimilabili agli atti di regolazione delle altre autorità amministrative indipendenti, come per esempio le linee guida dell'ANAC. Dipende poi ovviamente dalla fattispecie che viene regolata, per cui hanno una efficacia modulata. Quindi abbiamo delle linee guida che contengono delle regole tecniche, quindi con un forte contenuto normativo, e delle linee guida che sono di indirizzo, che possono anche non essere osservate, ma che ovviamente in quel caso l'amministrazione dovrà giustificarne il motivo per quale appunto ragione non le sta seguendo. Abbiamo quindi delle linee guida vincolanti perché contengono nuove regole tecniche, delle linee guida non vincolanti dove prevalgono appunto delle indicazioni operative, delle regole generali che sono indirizzate alle amministrazioni. Ovviamente la maggior parte dei casi noi abbiamo linee guida di carattere misto perché contengono sia regole tecniche sia atti di indirizzo. E all'interno delle linee guida vincolanti noi abbiamo linee guida che vogliono semplificare o riordinare la normativa previgente, come appunto le linee guida sul documento informatico che hanno semplificato e hanno riordinato. Ci sono poi le linee guida che invece vogliono attuare disposizioni del CAD o di un'altra norma primaria che non ha una disciplina tecnica preesistente, ad esempio le linee guida sull'accessibilità dei siti internet. Per quanto riguarda le linee guida invece non vincolanti, dobbiamo distinguere delle linee guida che contengono raccomandazioni, per esempio quelle sul riuso del software, o proprio dei manuali operativi.
All'interno delle linee guida del documento informatico, che poi sono quelle che a noi interessano in questa sede, dobbiamo distinguere le norme che vogliono appunto, hanno la finalità di semplificare e riordinare, quindi tutta per esempio la parte che riguarda la validità e l'efficacia del documento informatico, e norme invece attuative sulle disposizioni del CAD, come per esempio la conservazione o in particolare la certificazione di processo, che per la prima volta viene normata e regolamentata come strumento di attuazione della dematerializzazione massiva di archivi cartacei. Ci sono poi delle norme non vincolanti, ad esempio tutta la parte che riguarda la segnatura di protocollo o del documento amministrativo informatico che si rivolge ovviamente solo a soggetti pubblici e non a soggetti privati. Quindi io ho cercato di darvi questo quadro per farvi capire un po' come funziona questo nuovo strumento normativo, perché è stato creato e soprattutto diciamo, l'estrema flessibilità che questa introduzione, questa novità porterà nel piano appunto della regolamentazione normativa di tutto l'ambito tecnico e innovativo. Io con questo ho finito, volevo appunto solo darvi questo breve panorama, sono naturalmente a disposizione per qualsiasi domanda. Buon proseguimento. Grazie mille Patrizia, do subito la parola, se siamo stati finora nei tempi, do subito la parola a Mariella Guercio che ho già presentato e che ci introdurrà adesso nel magico mondo del documento da un punto di vista sia in parte teorico ma soprattutto pratico, dandoci tante indicazioni utili. Grazie Mariella. Grazie, grazie per l'invito. Come sempre, uno accetta l'invito con entusiasmo, poi quando scopre che si iscrivono 1300 persone, si sente una grande responsabilità, soprattutto legato all'ambizione, di questo webinar, così breve, così condensato, su argomenti invece veramente e decisamente impegnativi. Che riguardano aspetti su cui è intervenuto il legislatore tecnico, su tanti fronti, come ci ha ricordato, adesso, la collega di AGI, Patrizia Gentili. E tra l'altro è intervenuto su vari piani, su un piano generale, il CAD, su piani specifici, le linee guida e su tanti altri aspetti che ancora richiedono interventi e possono essere oggetto di specifiche, di rapporti, di ulteriori elementi di indicazione. Quindi l'ambizione oggi in un'ora, di fatto, di condensare tanti problemi operativi. Come ha richiamato Alessandra Cornero, è veramente un'ambizione notevole. Vi dico subito che il tentativo che farò oggi è quello appunto di parlare del documento informatico, della sua formazione, trattino redazione. Quindi non affronteremo tutti gli aspetti del documento visto all'interno del sistema di gestione documentale, anche se terremo conto del fatto che il documento informatico, soprattutto nella pubblica amministrazione, si confronta, si appoggia, trova un ancoraggio fondamentale nel sistema documentale e dovrebbe esserci un buon sistema documentale anche nel mondo privato, delle organizzazioni private, ma ci rivolgeremo soprattutto agli aspetti redazionali, alla responsabilità in primo luogo di chi produce il documento, di chi lo forma, naturalmente una responsabilità che si riverbera necessariamente anche in chi lo deve poi gestire, perché lo riceve in quanto operatore di protocollo, lo riceve in quanto responsabile della gestione documentale e deve tener conto dei contenuti, della struttura del documento e integrarlo, integrarne alcune componenti o semplicemente rispettarne
gli elementi costitutivi perché il documento è ben formato. Allora, vedete, queste sono le tre parti fondamentali. Il documento nel quadro normativo sarà molto breve su questo punto, perché la normativa la conosciamo, però è fondamentale avere le idee chiare su quale sia e cosa significhi il passaggio dal documento analogico al documento informatico in termini operativi. Ecco, una delle cose che vorrei dire subito di metodo, ed è un invito un po' a tutti, è la norma è detta e generale, è anche molto dettagliata, quando si può e quando serve, ma poi non può arrivare a dare tutte le risposte a tutti i quesiti e non lo potremo fare neanche oggi. Quello che è importante, che ognuno, ogni dipendente, il documento arriva nelle mani di tutti e in tanti lo produciamo, quasi tutti produciamo documenti all'interno della pubblica amministrazione. Quello che è importante fare è avere cognizione della natura del documento, del suo significato e di come cambia questa natura nel mondo informatico, perché solo comprendendone gli elementi costitutivi, la ragion d'essere, potremmo trovare risposte adeguate nelle problematiche concrete, anche complicate, che possiamo trovarci di fronte, variegate, differenti. Riceviamo un documento scansionato, riceviamo un documento privo di riferimento temporale, riceviamo documenti la cui firma digitale non sembra valida. Cioè, abbiamo tantissime componenti con le quali ci dobbiamo confrontare di volta in volta. Riusciremo a farlo applicando correttamente la norma se ne comprenderemo la natura stessa del documento e quindi comprenderemo le ragioni che il legislatore ha seguito, le ragioni che ha voluto difendere anche nel prospettare una serie di soluzioni. Quindi capire il documento che cos'è, quali sono le sue funzioni e come cambia questa natura e questa finalità quando il documento è informatico. Rapidamente, ovviamente, dato il tempo. Sono aspetti che meritano approfondimenti, richiedono approfondimenti ulteriori. E poi un secondo punto principale, la formazione trattino redazione del documento, cioè non la formazione vista sul piano del quadro normativo stretto. Naturalmente, avendo il quadro normativo ben chiaro e costantemente considerato, ma proprio il documento quando lo stiamo formando, quando lo stiamo preparando nella responsabilità di ciascuno, una responsabilità che deve sempre tener conto delle caratteristiche generali e specifiche del documento che formiamo. Quindi, criteri redazionali, suggerimenti su alcuni aspetti del documento stesso. Entriamo quindi nel merito. Il quadro normativo rinnovato, non ve lo ripeto, trovate qui proprio solo i riferimenti principali, ne ha parlato già Patrizia prima di me, e quindi è inutile tornarci sopra. Le norme sono chiare. Dal punto di vista generale, aggiungo solo e premetto che comunque queste norme, quando si parla di documenti informatici o meno, hanno alle spalle una normativa complessiva, l'ordinamento giuridico italiano basato sostanzialmente sul codice civile, che naturalmente è in parte stato, ma solo in parte, modificato e trasformato, e quindi è fortemente legato al quadro poi specifico delle norme tecniche che sono state identificate e indicate. Però quello che c'è dietro tutto il quadro normativo su cui noi ci appoggiamo quando operiamo documentando, come fa la pubblica amministrazione, c'è cioè la funzione principale del documento che deve essere garantita e rispettata. Che è garantita e rispettata dal nostro ordinamento nel suo complesso, a livello alto, a livello di tecnicità, di indicazione operativa. La funzione di certezza del documento, che è una funzione che viene esercitata dal documento da sempre,
ed è definita in modo semplice poi oggetto materiale, anche quando è informatico, idoneo a rappresentare o a dare conoscenza di fatti e atti, aggiungeremo giuridicamente rilevanti, rilevanti nei rapporti tra le persone, nei rapporti tra le persone e le istituzioni e così via. Ecco, i documenti garantiscono certezza se affidabili e autentici e ancora l'affidabilità e l'autenticità richiedono, più siamo complessi, più il mondo è interoperabile e anche gestito in contesti tecnologici innovativi e più ha bisogno di regole, di strumenti, di governo, di normalizzazione, proprio perché queste affidabilità e autenticità siano mantenute, garantite nella fase iniziale della formazione, ma mantenute nel corso del tempo. E il documento che ha questa funzione di certezza possa continuare a esercitare queste sue funzioni di efficacia probatoria, di testimonianza, una cosa che testimonia ciò che è avvenuto, ciò che sta avvenendo e ciò che è avvenuto. Ecco, per questo. Quando parliamo di trasformazione digitale, noi non possiamo non avere a che fare non avere a che fare con regole precise sulla formazione e sulla gestione dei documenti. E sono appunto queste conoscenze che noi dobbiamo acquisire e che tutti quelli che operano attraverso i documenti, in particolare i dirigenti, ma anche funzionari, dipendenti nelle pubbliche amministrazioni, ma anche nelle organizzazioni private e i cittadini, conoscenze che devono in qualche modo, in forme più o meno approfondite, possedere. Quindi la funzione probatoria del documento è un punto chiave, oltre alla sua funzione legale nel momento in cui il documento viene messo in essere per rispondere a delle fasi di un procedimento amministrativo, di un processo di lavoro o di un'attività di natura tecnica. Documenti e archivi forniscono le basi di certezza di questo per un ente e sono presenti in ogni fase di lavoro, ma perché questo sia possibile e garantito servono strumenti se evoluti e naturalmente specifici. Nel quadro normativo ci sono una serie di principi fondamentali che ormai voi conoscete, non sareste così numerosi se non aveste le idee chiare sul fatto che il documento ormai in Italia si esprime in via principale, anche nel privato, attraverso, la modalità digitale, ma in modo obbligatorio per la pubblica amministrazione italiana. Quindi il documento informatico è la dimensione ormai naturale, diciamo, principale, ma in alcuni casi naturale e obbligatoria della, dimensione documentale, rispetto al documento analogico. Mantiene alcune caratteristiche identiche. Quelle che abbiamo detto, la finalità, la natura, ma forse anche qualcosa di più, come proveremo a dire adesso, cioè le sue componenti essenziali. Un documento, in quanto bene oggetto che ha una funzione giuridica, una funzione di persistenza, di testimonianza dei rapporti tra le persone, tra le istituzioni, deve avere una forma idonea a rappresentare, a svolgere questa sua funzione di rappresentazione, sta al posto del fare, sta al posto del scambio. Lo scambio si fa spesso attraverso la produzione di documenti. Quindi uno scritto, ma già la parola scritto è una parola debole, perché no, potrebbe essere un video, potrebbe essere un audio, la dimensione digitale, la tecnologia cresce. E trasforma anche questa dimensione materiale, tra virgolette, del documento stesso, ma deve comunque rispettare alcuni elementi, alcuni requisiti essenziali. E questi requisiti, volendo essere molto semplici e rapidi, li possiamo ridurre a tre aree fondamentali, a tre elementi fondamentali che a loro volta hanno tutta una loro complessità che non posso ovviamente approfondire ora sul piano generale, ma è necessario che noi li identifichiamo un attimo prima di procedere sui casi concreti. Provenienza, contenuto stabile, data certa. Se queste tre componenti, che adesso un attimo spiegherò, non sono presidiate con strumenti adeguati, che erano di un certo tipo nel mondo analogico, che diventano di un altro tipo, sicuramente più complesso,
per altri versi, soprattutto da progettare con piattaforme e con soluzioni adeguate nel mondo digitale, se questi tre componenti non sono gestiti adeguatamente, il documento perde la sua funzione originaria, perde la sua capacità e quindi il significato stesso per cui lo mettiamo in essere. Provenienza vuol dire assunzione di responsabilità del contenuto da parte di una persona fisica. Attenzione, questo è un elemento chiave, vedremo rispetto al sigillo rapidamente. Il contenuto stabile, anche qui garantito, verificabile rispetto alla provenienza, rispetto all'assunzione di responsabilità e data certa, cioè una data non semplicemente indicata nel documento, come si faceva nel mondo analogico, ma anche lì si faceva così solo in parte, ma opponibile a terzi, garantita da altri interventi, da altri meccanismi, da altre soluzioni. E quel chi, provenienza, che cosa, contenuto stabile, quando, data certa, sono tre componenti assolutamente interrelate che devono essere verificabili reciprocamente. E quindi dobbiamo cominciare a ragionare operativamente, dovendo dire, vabbè, ma io il mio documento come lo formo? Che cosa devo garantire? Ci sono dei requisiti irrinunciabili, ci sono delle qualità particolari che io posso e sarebbe bene che gestissi nel produrre, nel ricevere documenti, ma ci sono dei requisiti che non posso perdere di controllare, di gestire correttamente nel formare i documenti. L'identità dell'autore, un'identità che non può essere solo indicata, ma deve essere gestita in modo da garantire che sia un'identità accertabile oggi e domani. Quindi, in alcuni documenti si ricorreva al deposito della firma autografa in banca, per esempio, no? Ma oggi andiamo in un ambiente digitale, un documento informatico più complesso, abbiamo bisogno, per esempio, di un certificato qualificato nel caso di una firma elettronica, che quindi deve essere una firma elettronica qualificata, che vuol dire garantire che ci sia una correlazione tra dispositivi, informazioni su cui l'autore ha pieno possesso. L'identità non è semplicemente un'indicazione, ma è il frutto di un processo e di strumenti complessi. Lo stesso potremmo dire sull'integrità del contenuto. Non basta, come facevamo nel mondo analogico, mettere una sottoscrizione autografa in calce. Qualcuno di voi, per esempio, sono sicura, si usa a questa cattiva abitudine pessima di usare le cosiddette firme per immagine, di prendere l'immagine della sua firma autografa e di piazzarla sotto un documento Word e poi trasformarlo in PDF. Quella è carta straccia, non è niente, non è neanche una copia di un documento. Non garantisce l'integrità, non garantisce l'identità, naturalmente non garantisce neanche la data certa. Quindi queste due componenti, identità e integrità, che noi garantivamo con una sottoscrizione autografa del documento analogico, per esempio, perché il documento era un tutt'uno, e se io perdevo il riferimento alla firma autografa, perché veniva cancellata, perché perdevo quel pezzo del documento, perdevo un elemento fondamentale di identità, ma anche di controllo dell'integrità. Il documento informatico ha componenti separate. Non è un problema di sottoscrivere in calce, ma è il problema di garantire il controllo dell'identità su un contenuto di cui posso verificare anche l'integrità. Per esempio, con un'impronta digitale, con l'impronta digitale, che è una sintesi computazionale che mette insieme con un algoritmo zeri e uni e viene infatti giustamente dal legislatore sottolineato l'importanza che questa impronta digitale sia presente nella segnatura che accompagna il documento, nel sistema di registrazione, in una serie di varie forme di trattamento dell'integrità che accompagnino poi il documento nel suo percorso e nella sua funzione futura di garanzia di prova, di testimonianza. La data certa, vedremo che la data certa non è garantita dalla firma digitale, ma richiede un meccanismo o degli interventi specifici e non è semplicemente riportare la data sul documento, ma richiede strumenti che si chiamano, poi vedremo un attimo, di validazione temporale. Quindi
noi dobbiamo garantirci che questi requisiti siano gestiti adeguatamente nella dimensione digitale, sono gli aspetti più semplici e allo stesso tempo più importanti e complessi da gestire in modo integrato: l'identità dell'autore, firme di vario tipo a seconda naturalmente della valenza che il documento ha, e naturalmente la firma, soprattutto digitale, è la modalità più certa, più sicura di identificare l'autore e la sua manifestazione, e di garantire che sia anche l'espressione, quel documento, della sua manifestazione di volontà. L'integrità del contenuto non basta solo l'impronta, ma potrebbe richiedere, anzi richiede sicuramente in una pubblica amministrazione, che quel documento sia protocollato, registrato, e l'impronta è un elemento obbligatorio del documento informatico. Quindi noi abbiamo il documento e abbiamo anche le tracce precise del suo contenuto, verificabile nel tempo attraverso l'impronta. Naturalmente, se poi cambia il formato, devo fare delle migrazioni, quell'impronta non sarà più valida per verificare il bit, però sarà sempre la presenza, testimonierà il fatto che quando io quel documento l'ho ricevuto, l'impronta era presente ed era una componente essenziale del momento della sua identificazione come documento. E la data certa, naturalmente non sempre la data c'è, cioè un altro modo per gestire l'integrità, penso soprattutto a chi non ha un sistema di gestione documentale e di impronte mantenute in un sistema gestionale, posso provvedere versando in un sistema di conservazione che dà delle garanzie di controllo dell'integrità, con dei servizi fiduciari, con degli elementi qualificati e con delle strutture qualificate che intervengono su questi processi. La differenza qual è? Che in un sistema di gestione documentale di una PA il protocollo è obbligatorio comunque, quindi non ha, la parte della conservazione riguarda altri aspetti, ma non riguarda il problema dell'integrità nella fase corrente e d'uso del valore legale del documento stesso. La data certa, non sempre abbiamo bisogno di date opponibili a terzi, soprattutto penso al privato, allo scambio tra privati, ma sicuramente in moltissimi casi è un elemento fondamentale e deve essere garantito tenendo conto degli strumenti che abbiamo a disposizione. Di nuovo, la registrazione di protocollo è uno degli strumenti che ci consente di avere, come dire, a costo zero, una data opponibile a terzi, una validazione temporale. Diciamo che senza entrare troppo nel merito della norma, come dicevo, perché il tempo corre veloce, il valore legale del documento è ben definito nella normativa. Io qui vi ho riportato i punti chiave su questi aspetti: il codice dell'amministrazione digitale con gli articoli 20 e 21, poi ce ne sono altri sulle copie. Meriterebbe un webinar dedicarlo al problema delle copie, perché il problema delle copie in un mondo digitale è molto più rilevante che non in un mondo analogico. Ed è la disciplina delle copie, come la chiamo io, è un ambito che veramente avrebbe bisogno di molte indicazioni, molti approfondimenti. Ci sono molte novità interessanti nella normativa, anche nelle linee guida AGID in materia di copie, ma anche in materia di valore legale. Vedete che troviamo le linee guida, appunto il capitolo 2, dove è veramente tutto indicato anche con molta chiarezza, rispetto anche a un lettore comune, diciamo, di normativa e di valore giuridico, insomma, di documenti di natura giuridica. Allora, il requisito della forma scritta, l'efficacia probatoria. Ai sensi, vedete, viene richiamato il codice civile, l'articolo 2702. Ma le condizioni, come vedete, sono autore certo, riconducibile all'autore certo, autore in modo certo, ma anche il processo di formazione del documento. Quindi un certo tipo di firme ci danno questa garanzia. E in assenza, voglio solo suggerire questo: non è che un documento non ha valore se privo di queste condizioni,
è semplicemente, tra virgolette, semplicemente liberamente valutabile in giudizio. Quindi è un documento che può essere disconosciuto, ci sono documenti per i quali non c'è un rischio vero in termini di disconoscimento, perché sono documenti di valore strumentale, ma documenti che hanno valore costitutivo del diritto del fatto dell'atto rappresentato, beh, in quel caso il documento non può essere conformato senza tener conto di questo rischio. Non sempre in una pubblica amministrazione, in un'organizzazione si può distinguere e allora è bene adottare delle procedure costanti che diano un flusso tranquillizzante e certo a tutti i processi di produzione documentale. La firma elettronica digitale, la firma digitale assicura provenienza e integrità. Perché? Perché identifica il firmatario, perché è creata con un dispositivo sicuro di cui il firmatario ha pieno controllo, perché il suo utilizzo collega la firma ai dati e al contenuto e quindi qualunque modifica sarà immediatamente percepita e palese. Però la firma elettronica digitale non garantisce la data certa. Perché diciamo, non ha questo obiettivo, ha bisogno di altri strumenti per dare questa validità temporale al documento. E la validità temporale al documento è importante anche perché in ambiente digitale, in ambiente informatico, è facile modificare alcune componenti a distanza di tempo. E quindi l'avere la certezza di quando quel documento è stato, quel contenuto è riconducibile a quella provenienza, a quell'autore è fondamentale. E quindi noi abbiamo i riferimenti temporali intesi come sistemi di validazione temporale. Sono queste le modalità, la segnatura di protocollo, come vi dicevo prima, il processo di conservazione, l'utilizzo di PEC. Naturalmente sapendo che comunque la PEC ha poi bisogno di essere gestita e sappiamo che deve essere comunque oggetto di gestione documentale, di protocollazione, e quindi torniamo alla presenza della segnatura di protocollo come strumento in grado di garantirci un sistema di validazione a costo zero, nel senso che comunque siamo obbligati a registrare. E poi naturalmente la marca temporale, che è uno strumento, non entro nel particolare, che i privati spesso sono costretti ad adottare perché non hanno sistemi di protocollo in grado di fornire le stesse garanzie di un sistema di gestione documentale, di protocollo della pubblica amministrazione. Un punto che volevo sottolineare, che spesso entrando un po' a questo punto cominciando a entrare un po' nel merito di qualche indicazione operativa. Una cosa che si trascura moltissimo nei sistemi di gestione documentale quando si vanno a formare, a ricevere, a registrare documenti informatici è l'importanza della verifica della firma, perché se la firma digitale ha quella valenza fondamentale che abbiamo detto, però bisogna che sia verificata. Non possiamo prendere per buono ciò che riceviamo. Dovrebbero essere verifiche automatiche gestite dalla piattaforma, ma la piattaforma queste verifiche le deve fare. Le verifiche sono su 7 livelli, adesso non voglio entrare nel merito, ma volevo dirvi che almeno questi 4 punti devono essere nella procedura di verifica garantiti dalla piattaforma che usiamo, che il documento non sia stato modificato dopo la firma, che il certificato qualificato sia garantito da un'autorità di certificazione, che il certificato non sia scaduto, quindi o abbia una data accertata dal momento in cui il certificato è stato riguardo un documento firmato al momento in cui il certificato era valido e che il certificato non sia stato sospeso o revocato. Quindi questa verifica va fatta e secondo me questa verifica andrebbe in qualche modo notificata nel sistema di gestione documentale. Il documento è stato oggetto di verifica, un'annotazione. Questo, la firma, la corretta posizione della firma, è un elemento di qualità. Quindi perché il documento informatico, un certificato di firma scaduto, revocato, sospeso, implica sostanzialmente
la non, è come se il documento non fosse stato sottoscritto, non abbiamo, è disconoscibile in giudizio, anche se è stato oggetto di tutti i meccanismi che noi conosciamo. L'ultimo aspetto su cui volevo dare un brevissimo cenno, prima di passare proprio alle parti operative, più operative, però questo quadro secondo me era necessario se vogliamo parlare di corretta formazione del documento informatico. Il sigillo elettronico è stato introdotto dal regolamento europeo, è molto utilizzato nel mondo anglosassone, dove il documento ha una valenza diversa, rispetto ai sistemi di civil law, di diritto amministrativo come quelli dell'Europa continentale e soprattutto italiani, è stato introdotto come analogia, garantisce integrità e origine, quindi garantisce i due requisiti che abbiamo visto, provenienza, attenzione, però origine di che cosa? Integrità sì, ma origine di che cosa? Origine riferita alla persona giuridica. E non alla persona fisica che manifesta la sua volontà. Nel sistema giuridico italiano il documento deve avere sempre, se soprattutto per esercitare il suo valore legale, nei processi, nei procedimenti, deve avere un riferimento esplicito, quindi documenti di rilevanza giuridica specifica, deve avere un riferimento alla persona fisica che si assume la responsabilità del suo contenuto, che manifesta la sua volontà. Quindi il sigillo ha un uso limitato, non assicura l'autorialità, non garantisce la forma scritta ai sensi del codice civile, non consente di datare il documento su cui è apposto. È utile in processi massivi, in situazioni, per esempio, lo usano ormai molti, forse tutti i servizi di PEC, perché non sono firme che esprimono volontà, ma sono firme che assicurano l'integrità delle buste di invio e così via. Insomma, ce ne possono essere altri di esempi, ma non posso fermarmi su questi aspetti. Ecco, e invece veniamo al punto, un po' al secondo punto centrale di questo mio intervento, cioè come si forma. Dando per scontato che abbiamo un documento informatico che ha tutte le attenzioni, le caratteristiche formali previste dal legislatore per avere validità giuridica, basta? Non basta per avere un buon documento. Per avere un buon documento, un documento in grado, aggiungo, di sfruttare le potenzialità del digitale, capacità di usare i contenuti, di usarli in automatico, di garantire l'interoperabilità tra sistemi. Serve qualità nella formazione del documento. Più qualità ci mettiamo nel formare un documento, più qualità, rapidità, efficienza, garanzie recuperiamo in tutte le fasi successive, nello scambio, all'interno dell'ente, nel recupero, nella ricerca, nella conservazione a tempo o permanente, quindi in tutti i processi successivi. Ma la qualità è prima di tutto la qualità di chi scrive il documento, cioè che bisogna distinguere tra l'autore del documento, cioè colui che si assume la responsabilità del documento firmandolo, e colui che predispone il documento. Le figure che noi usiamo nella nostra disciplina di archivistica e di diplomatica del documento è l'autore e lo scrittore. Lo scrittore è una figura importantissima. I funzionari sono spesso scrittori, i dipendenti pubblici sono scrittori di documenti che vengono poi sottoscritti con firma digitale dall'autore che è il dirigente. Ma quindi la responsabilità di una buona formazione e redazione del documento è di tutti, perché tutti produciamo documenti e tutti li scriviamo per altri, spesso, che poi li firmeranno. Ecco, allora, formare documenti vuol dire bene, vuol dire formarli in modo normalizzato, rispettare la completezza, l'accuratezza, garantire così che il documento possa avere valore di prova, agevolare le attività gestionali, favorire, rendere possibile una buona, immediata, facile registrazione, non scaricare sul protocollista, sull'operatore di protocollo, compiti e responsabilità che sono di chi produce il documento.
Quindi garantire l'interoperabilità, il recupero, la ricerca, quindi, e il riuso naturalmente, migliorare la riconoscibilità del documento nella sua struttura e naturalmente garantire coerenza anche rispetto all'ente, all'immagine, alla struttura dell'ente. E naturalmente poi, ultimo ma non ultimo, garantire l'usabilità corretta. La buona usabilità del documento, delle informazioni che il documento contiene e l'accessibilità in situazioni di disabilità. Cioè, la citava anche prima Patrizia Gentili, c'è una norma troppo disattesa nelle pubbliche amministrazioni perché è una norma impegnativa da applicare, però possiamo nel nostro piccolo, come scrittori di documenti, dare qualche contributo all'accessibilità e all'usabilità dei documenti. E perché no? Consideriamo che faremo così un lavoro per tutti. I livelli di normalizzazione riguardano tanti aspetti del documento, riguardano la struttura logica, come si forma il documento nelle sue componenti, nei suoi elementi, noi la chiamiamo forma del documento, le indicazioni di natura sintattica e semantica, usare certe parole e non altre, la configurazione grafica, come mostrare il documento, per esempio dal punto di vista dell'accessibilità, la configurazione grafica, i colori che usiamo o non usiamo possono avere un significato prezioso, un ruolo preziosissimo per rendere leggibile o non leggibile un documento informatico. Lo stile, naturalmente, che naturalmente ha delle caratteristiche molto delicate che io adesso non posso certo affrontare, però si possono dare delle regole interne all'ente che rendono corretta e facilmente riutilizzabile la produzione documentale. E parliamo di nuovo degli elementi costitutivi. Il documento deve avere tutti gli elementi fondamentali, deve avere un'intestazione, che può stare anche a piedi pagina. Si chiama intestazione perché nei documenti medievali l'intestazione era la prima parte del documento, erano i fogli di papiro che si incollavano e il primo foglio di papiro riportava proprio l'intestazione perché era banale, perché si arrotolavano, restava la prima foglia di papiro, la prima striscia di papiro esterna e dato che questi fogli erano molto delicati questi rotoli e si mettevano in ceste e per poter prendere solo e srotolare il documento giusto bisognava avere un'intestazione che ci dicesse esattamente che la denominazione della persona che stava scrivendo, in questo caso l'intestazione indicava anche il destinatario e indicava anche un oggetto, per esempio. Comunque qui noi parliamo dell'intestazione intesa soprattutto in modo più stretto, la denominazione, che deve includere l'ufficio di competenza, cioè non basta dire Mario Rossi, io devo dire qual è l'ufficio di competenza e le sue strutture principali quando predispongo, quindi la cosiddetta carta intestata. Se non ho una carta intestata dovrò premunirmi e scrivere l'intestazione, aggiungerlo semplicemente, l'indicazione del destinatario. Qui stiamo di nuovo, ricordiamoci, non stiamo parlando del protocollo, della registrazione, siamo con il foglio davanti sullo schermo e stiamo producendo il documento, perché lo stiamo predisponendo per le fasi successive di sottoscrizione e così via. Quindi il destinatario in questo caso dovrà avere la sua denominazione. Persona fisica, giuridica, dovremo indicare nella intestazione, nella preparazione di questa parte iniziale del documento, se il destinatario lo riceve per conoscenza, se è un documento che noi prepariamo, come dire, formalmente. E poi c'è il testo. Del testo ne parlerò proprio in modo specifico, c'è una componente fondamentale nel documento informatico, perché poi diventa un elemento cruciale di tutto il processo di gestione, di registrazione, di classificazione, di formazione dei fascicoli, di metadato per la conservazione, che è l'oggetto del documento. L'oggetto del documento va scritto sempre bene ed è prima di tutto una responsabilità di chi prepara il documento. Qui naturalmente stiamo trattando
il documento nella dimensione più classica, anche se informatica, cioè il documento di tipo testuale. Questo non vuol dire, attenzione, che gli oggetti, il destinatario, l'intestazione non debbano essere trattati e presenti in altre forme documentali, ma naturalmente il tempo è poco e non possiamo entrare nel merito di questi altri temi, aspetti che richiederebbero ben altro approfondimento. Quindi l'oggetto e poi il contenuto, naturalmente. L'oggetto e il dispositivo del documento, cioè il contenuto principale, sono strettamente correlati, come vedremo. Poi c'è un altro aspetto che è importante da considerare, lo tratteremo anche dopo un attimo parlando di oggetto, la segnalazione degli allegati, che andrebbero sempre indicati. Indicare quali sono eventualmente, ma sicuramente che ci sono e quanti sono, è fondamentale per capire qual è il documento principale. È la PEC o la PEC è solo una busta che invia il documento principale ai suoi allegati? Quindi questo momento di attenzione all'uso di questi strumenti che ormai sono entrati nella nostra vita quotidiana, questa attenzione è fondamentale per costruire il documento in modo che sia immediatamente comprensibile a chi lo riceve, all'utente, all'operatore che deve gestirlo nel sistema di gestione documentale, nei processi successivi di tenuta e di conservazione. Naturalmente l'indicazione di chi sottoscrive. Non basta metterci una firma, bisogna dire chi è la persona, anche una firma digitale, poi la firma digitale può avere o non avere sicuramente l'indicazione dell'autore, il cognome e nome, ma non della qualifica. E allora noi la qualifica ce la dobbiamo mettere se lavoriamo in un ambiente di pubblica amministrazione o comunque sempre in una struttura organizzata. E naturalmente poi la sottoscrizione sarà espressa nelle forme che avremo deciso, con le firme digitali, con la firma elettronica, eccetera. Dovremo avere anche attenzione e indicazione dei sistemi, dei mezzi di autenticazione che utilizziamo, per esempio nel caso di copie. Se stiamo inviando un sistema di contrassegno, se utilizziamo una copia, usiamo forme di contrassegno elettronico, se usiamo altre forme di validazione della copia, se stiamo gestendo una copia che abbia una certa caratteristica o un'altra. Naturalmente la data, io il riferimento temporale comunque lo metterei, anche se lì c'è tutto un problema sulla data, gli elementi di registrazione e di repertoriazione che nella pubblica amministrazione sono elementi non inclusi nel documento che viene preparato per la firma del dirigente prima di questa trattazione operativa. Allora, data, elementi di registrazione e repertoriazione, dove sono, come sono trattati? Su questo non è mio compito trattarli, ci sarà un webinar che tratterà anche questi aspetti che legati al protocollo informatico, c'è un bel gruppo di lavoro che Agid gli ha dato quel nome carino, quelli del documento, che ha messo in piedi su vari aspetti, e uno di questi aspetti è proprio provare a dare risposte ai tanti quesiti operativi della registrazione di protocollo. Quindi aspetti che non possiamo trattare in questa sede. Tornando rapidamente, per dare indicazioni di tipo invece sintattico e semantico, che potrebbe essere una sorta di appendice al manuale di gestione, invece di usare il manuale di gestione con il copia e incolla, copiando le cose degli altri, usiamo il manuale di gestione per darci delle regole interne, per rispondere ai quesiti, alle tante domande operative che i nostri operatori di protocollo ci pongono o che i colleghi ci chiedono di risolvere. Più saremo bravi nel rispondere alle domande frequenti, più critiche, più complicate, più rilevanti, e più facile e più agile sarà il lavoro all'interno delle amministrazioni, degli enti in cui operiamo. Allora, sicuramente il logo deve essere l'ultima versione. Quante volte finiamo per usare, per non fare attenzione a questi aspetti che non sono solo formali, così come i dati di riferimento dell'ente. Gli enti cambiano continuamente struttura, organizzazione, gli organigrammi, ogni cambio di governo. Adesso ci aspettiamo anche qui
una valanga di cambiamenti, no? Nuovi ministeri, nuovi accorpamenti, nuovi dipartimenti. Ecco, cambia la dimensione, di organigramma e di funzionigramma della struttura. Ricordiamoci che dobbiamo tenerne conto nella produzione documentale. Il destinatario, stiamo parlando del documento che stiamo preparando o del documento interno, che possiamo anche interno, ma a indicare a chi è indirizzato, e quindi questa a chi è indirizzato deve essere precisato, indicando anche una modalità dal generale al particolare. Naturalmente, se io sto scrivendo all'interno del Ministero dei Beni Cultu della Cultura, appunto, e ha cambiato nome, Ministero, non e sto scrivendo ad un'altra struttura del Ministero, non sarà scrivere Ministero della Cultura, scriverò direttamente Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia, e andrò direttamente all'area organizzativa omogenea e specifica e ben individuata, per non rendere e appesantire inutilmente la scrittura, la predisposizione di queste informazioni. E quindi qui c'è un esempio, appunto, naturalmente sto scrivendo una persona fisica, sarà molto più semplice il tipo di trattamento. E veniamo al punto chiave, al punto dolente, ma l'oggetto. L'oggetto, come vi dicevo, è un'area importantissima e ben definita. Il documento potrebbe già avere un suo titolo. Ci sono casi dove amministrazioni che hanno, per alcune tipologie documentali standard, ricorrenti, hanno definito una specie di oggettario standard, con un titolo già previsto sul template, sul modulo del documento digitale informatico che ho predisposto. Sarebbe un'ottima prassi quella di costruire una modulistica predefinita con dei begli oggetti predefiniti, oggetti che naturalmente non saranno mai completi nella template, dovranno essere poi integrati con una serie di informazioni. L'oggetto è un elemento sempre presente, che dovrebbe essere sempre presente nella fase di redazione e formazione. Mi rivolgo ai responsabili della gestione documentale o agli operatori di protocollo. Pretendete da chi scrive il documento che ci scriva l'oggetto del documento, lo scriva correttamente, ragionando su queste poche regole anche che vi sto dando adesso, perché un oggetto scritto bene con la testa pensante di chi sta predisponendo, formulando il documento stesso, è sicuramente di buona qualità, sempre che naturalmente risponda a regole di normalizzazione. Deve essere quindi predisposto in modo corretto dall'autore, e in modo corretto perché poi, una volta registrato, è modificabile, è un elemento obbligatorio e modificabile. Modificarlo implica l'annullamento della registrazione, con operazioni complicate. Pensate, se l'abbiamo scritto male nel protocollo, l'abbiamo già spedito, e che cosa implica un processo di questo genere? Quindi bisogna tener conto di quali sono gli obiettivi dell'oggetto, e sono due. Poi vi dirò da dove ho preso queste riflessioni, dove andare a cercare ulteriori esempi, buone pratiche. Ma insomma, le finalità sono giuridiche e strumentali. La finalità giuridica implica che il documento sia, scusate, che l'oggetto sia coerente con la funzione che il documento svolge, non con il contenuto, attenzione, con la funzione. Quel documento che roba è? È un parere? È una lettera di trasmissione? È una circolare? È una comunicazione di servizio? Cioè, qual è la funzione del documento? Quindi la sintesi giuridica di questa funzione deve essere prima di tutto espressa nell'oggetto. Poi, naturalmente, l'oggetto deve rispondere anche a una funzione strumentale. Strumentale a che cosa? Al processo poi di comunicazione del documento stesso, al processo decisionale. Io lo comunico e devo fare in modo che questa comunicazione sia agile, di nuovo, sia immediatamente riconosciuta e percepita da chi riceve il documento, che può essere appunto il protocollista, che non è necessariamente la persona che è tenuta
immediatamente a dover leggere, a dover comprendere tutto il documento nella sua complessità. Quindi la parte diciamo giuridica, di finalità giuridica, deve essere integrata da quegli elementi di tipo redazionale che integrano e rendono comunicabile facilmente, in sintesi, il documento che abbiamo predisposto. Naturalmente, appunto, questo implica un lavoro redazionale, che chi meglio dell'autore del documento, dello scrittore o dell'autore, chi firma, ma lo scrittore sarebbe meglio, può predisporre con qualità, con la capacità di sintetizzare in modo corretto le azioni rappresentate. Naturalmente bisogna usare termini efficaci, chiari, comprensibili, non termini gergali che ci conosciamo tra noi due, tre del nostro ufficio, della nostra struttura. L'espressione verbale, come dicevo prima, comunicazione, autorizzazione, parere, che cosa rappresenta, quale azione rappresenta questo documento principalmente. E poi gli elementi essenziali per rendere quella comunicazione attraverso l'oggetto efficace realmente, quindi avere tutti quegli elementi di dettaglio utili senza essere prolissi e senza essere troppo sintetici. È possibile darsi un vocabolario, darci un supporto, come vi dicevo prima, con un oggettario standard. Per esempio, alcune scuole lo hanno fatto e se lo sono condiviso, hanno definito degli oggettari standardizzati per i flussi documentari di maggiore frequenza. E ancora potremmo appunto definire dei template. Dovremmo evitare riferimenti normativi muti. È inutile citare norme come l'esempio non corretto, dichiarazione ai sensi dell'articolo 145 del DPE, ma che roba è? Già a distanza di noi, quando predisponiamo questi documenti, ci rivolgiamo, certo, operiamo all'interno di un processo specifico che conosciamo a menadito in genere, perché li facciamo tutti i giorni questi processi, questi procedimenti, ma ci rivolgiamo a utenti diversi, agli utenti che potranno interrogare il nostro sistema di gestione documentale, a utenti che ricevono per conoscenza questa documentazione, non è detto che siano esperti, quindi l'oggetto deve essere parlante, mentre primo rendiconto al 30 giugno eccetera del progetto, azioni e così via, è sicuramente un buon trasmissione del primo, scusate, è l'espressione verbale, è un buon oggetto. Quali sono i casi dubbi e ricorrenti? Tipico. Vabbè, a parte il fatto che una prima cosa da dire, l'oggetto, un documento ricevuto, sto parlando in caso di registrazione di protocollo, quindi non sto parlando della redazione del documento, l'oggetto ricevuto, di un documento ricevuto, non si ricopia per definizione nel protocollo, non si ricopia mai in modo pedissequo, in modo banale. Bisogna capire se quel oggetto è ben formato, se è parlante, se è sufficiente, va integrato, lo posso ricopiare, lo integro. Ci sono varie modalità, ma stiamo parlando di registrazione. Qui parliamo dell'oggetto che stiamo formando noi. E allora dobbiamo dire che l'oggetto in presenza di allegati, che facciamo? Li richiamiamo? Li indichiamo? Allora, anche qui vanno richiamati solo quegli allegati rilevanti per identificare la funzione del documento. Se io allego il documento di identità perché mi viene chiesto, ma il documento è un'istanza di accesso agli atti, non indicherò mai nell'oggetto che è allegato anche il documento di identità, ovviamente. Ma se io sto scrivendo una nota di trasmissione di un rapporto tecnico, l'indicazione di quello che sto trasmettendo o delle vari allegati che sto trasmettendo in alcuni casi potrebbe essere rilevante, perché integra il valore il significato di comunicazione o la funzione giuridica del documento stesso. E poi l'oggetto, un caso tipico che viene, me l'ha chiesto poi Alessandra Cornero, ogni tanto ci sentiamo per risolvere dubbi, per porci domande. Allora, l'oggetto di un documento in forma di PEC. Allora, sia chiaro, se io ricevo una PEC,
devo rispettare le stesse regole di quando ricevo un documento informatico, diciamo non tramite PEC. Io devo trattarlo come se è un documento principale con le stesse regole. Se un oggetto non è adeguato, lo devo integrare e quindi io devo pretendere che i sistemi di la piattaforma digitale sia, anche qui stiamo parlando della fase di registrazione, che mi consentano di integrare le informazioni e di mantenere solo quelle necessarie. Qui, tanto per darvi questa immagine, i documenti, il Regno d'Italia, noi, la nostra tradizione di gestione documentale viene dal mondo, noi diciamo, dal mondo dal periodo napoleonico. In realtà viene da molto prima, viene dal regno lombardo-veneto, dalle tradizioni dell'impero austro-ungarico, che venivano a loro volta dal Sacro Romano Impero e dalle tradizioni della Chiesa, dello Stato Pontificio. Napoleone arriva in Italia, e trova una tradizione di grande qualità, utilissima non per la democrazia, perché allora non si parlava di democrazia, ma utilissimo per dare efficienza alla macchina burocratica, all'amministrazione. E allora sposa i principi, li utilizza tutti i principi che trova di registrazione, classificazione, formazione dei fascicoli e in particolare pretende che su ogni documento sia prestampata questa frasetta, la corrispondenza. Parliamo di carteggi, di corrispondenza, deve richiamare l'oggetto cui si riferisce e non i soli numeri. Quindi bisogna riportare su ogni documento l'oggetto. È un obbligo che viene da un'antichissima tradizione che è diventata, secondo me, ancora più utile nel mondo digitale. Veniamo alle ultime cose, agli ultimi aspetti. La sottoscrizione, come vi dicevo, va indicato chi sottoscrive, qual è il suo ruolo. Il dirigente dell'area a cui segue nome e cognome, e naturalmente su questo possiamo avere figure diverse, come dicevo, autore, scrittore, ma possiamo anche riportare, un tempo si riportava anche l'indicazione di chi aveva il compito di configurare il documento, si mettevano le sigle. La prima cosa che mi fu chiesta quando arrivai nell'amministrazione dei beni culturali, come archivista di Stato, di dare la mia sigla come scrittore del documento. Quindi MG, in quegli anni lì della soprintendenza archivistica ero Maria Guercio. Allora, quindi sì, ecco, un'altra si sottoscrive, ma il documento ha tre clausole diverse per le quali tutte si. Per ognuna delle quali si richiede una sottoscrizione. Attenzione, se io sottoscrivo quel documento digitalmente, sottoscrivo tutto, non ho bisogno di riportare le clausole, sottoscrivere sotto ogni clausola di nuovo. La firma digitale è un'assunzione di responsabilità di tutto il Bitstream. Se io voglio che quella clausola specifica sia distinta e abbia una specifica attenzione del soggetto, faccio un altro documento e chiedo alla persona che, per esempio, mi sta firmando il contratto, di sottoscrivere anche con un documento autonomo quella parte di dichiarazione, una dichiarazione specifica, un altro documento. Se no, lo inserisco nel documento principale del contratto e riguarda tutto la sottoscrizione del contraente riguarda un'assunzione di responsabilità di tutto il contratto. Il problema della data, come vi dicevo, riferimento temporale sì, no, è un aspetto molto delicato. Un documento informatico deve avere una gestione accurata e adeguata degli elementi di datazione e degli elementi di registrazione. Possono stare o non possono stare sulla faccia del documento? Chiaramente questo riguarda il processo e il modo di gestire. Su questo si è a lungo discusso nel gruppo di lavoro di cui vi ho detto prima in Agid, qualcosa sicuramente vi verrà detto nella fase in cui parleremo di protocollazione. La copia per conoscenza va indicata sicuramente perché è una precisa indicazione del modo in cui chi riceve
partecipa o non partecipa in modo diretto al processo di lavoro, al procedimento, ma in realtà non è definitivo, nel senso che chi riceve quel documento per conoscenza potrebbe avere poi, voler svolgere, avere un ruolo diretto. È semplicemente un'informazione per presa d'atto che coinvolge i destinatari interessati al processo. Quindi l'invio per conoscenza deve essere chiaramente stabilito e indicato da chi predispone il documento. È una responsabilità. E naturalmente l'invio del documento in caso di workflow documentali va pianificato, ma questa è un'altra partita da giocare altrove. Qualche altra brevissima considerazione, siamo quasi arrivati alla chiusura, la scelta dei formati. La scelta dei formati, io qui ho indicato quelli consigliati, un documento sui formati, un allegato alle linee guida di grandissimo interesse e importanza, molto complesso, tuttavia ci sono dei formati documentali coerenti con obiettivi di persistenza nel tempo. Io ho provato qui a fare solo una breve sintesi, ma bisognerà ragionarci molto attentamente e dare indicazioni precise ai nostri autori, ai nostri produttori, redattori di documenti. E due considerazioni, veramente due, sull'accessibilità, che riguarda proprio il problema della disabilità. Allora, noi diciamo che il formato consigliato in documenti testuali, nei carteggi, è il formato PDFA, che però quando produciamo un PDFA dobbiamo sapere che dobbiamo avere delle accortezze precedenti alla trasformazione del documento Word in PDFA per renderlo accessibile a utenti con disabilità. Informiamoci, non posso certo darvi ora delle indicazioni, informiamoci, ne abbiamo un po' parlato in quella parte dedicata alle competenze digitali, alla formazione in questo settore, ma è fondamentale sia nei documenti che mettiamo a disposizione sul sito, sui siti web, sia nei documenti che predisponiamo. E che devono essere, e devono essere attenti a questi aspetti di disabilità. Noi dobbiamo aiutare le persone che hanno dei problemi, possono essere temporanei o permanenti, di accesso alle informazioni in questo caso, ma di varia natura, e dobbiamo fare attenzione a queste persone, dobbiamo avere cura di queste persone anche nell'assunzione di responsabilità nel modo in cui produciamo il documento. Quindi, vabbè, insomma, questo non vi ho, non vi, vi dico soltanto qui, sono due punti, di fare, per esempio, di fornirli in modo accessibile con un contenuto testuale, ma ci sono indicazioni operative molto, chiare, nella norma e stanca, nella legge stanca e nei regolamenti applicativi. Per concludere, e vengo proprio alla conclusione. È chiaro che il documento richiede cura nella sua prima formazione, nella sua fase di redazione. Non è in grado, il documento informatico in particolare è un bene, ma non è un bene in grado di svolgere le sue funzioni senza strumenti di guida, senza un'attenzione in tutta la catena di produzione del documento. Deve essere predisposto con attenzione da parte quindi di tutte le persone responsabili nella catena. Il ruolo di normalizzazione e di integrazione, come abbiamo visto, anche io che ho cercato di tenere separata la fase di gestione documentale dalla fase di formazione del documento, ogni tanto ho dovuto andare a prendere riferimenti e punti di appoggio, di supporto nella gestione documentale. Perché teniamo conto di questo, se chi, anche nella formazione del documento singolo, chi lo prepara, se chi lo prepara male, questo avrà una ricaduta nella gestione documentale, nel responsabile, nell'operatore di registrazione. Quindi è fondamentale fornire strumenti guida, indicazioni operative non troppo complicate, semplici, di facile approccio, perché se sono poi dei manuali ponderosi, non li leggono più neanche gli studenti che devono dare l'esame, figuriamoci chi ha ben altro da fare nella vita quotidiana di un'amministrazione. Ecco, vi lascio soltanto due suggerimenti di approfondimento. Uno è questo corso che abbiamo curato io e il professor Pigliapoco, gratuito,
in e-learning su queste tematiche di approfondimento della Fondazione Scuola, Beni e Attività Culturali del Ministero della Cultura, bisogna solo registrarsi, e riguarda proprio un po' questi aspetti: formazione, registrazione, classificazione, fascicolo e conservazione. E poi le raccomandazioni di Aurora, che sono, cioè anche, sono delle pillole anche più semplici. Questo è quel manuale ponderoso di cui vi dicevo, che però sono raccomandazioni di grande qualità, molto ben fatte e molto accurate, perché forniscono un sacco di esempi. Ma sono andata avanti di ben 4 minuti rispetto al dovuto e mi fermo e provo a rispondere alle domande. Nel frattempo vedevo che scorrevano decine e decine di domande. Aiuto. E grazie per l'ascolto. Grazie Mariella, è sempre estremamente interessante, precisa e sempre nei tempi. Complimenti, davvero. Senti, grazie. Allora, le domande mi rivolgo a tutti, sono veramente tante, quindi comincio col dire che risponderemo a tutte le domande in un secondo momento, almeno a quelle domande a cui non riusciamo a dare risposta. Sì, Nel io tempo. mi garantisco la mia disponibilità a rispondere alle domande. Grazie, grazie, perché sono davvero tante. Intanto molte sono sulle firme, quindi ribadisco il fatto che appunto avremo un webinar dedicato alla firma digitale il 9 novembre, sì, mi confondo, non voglio confondermi con le date, mentre quello sulla protocollazione delle PEC sarà invece il 20 ottobre. Detto questo, però, qualche domanda te la pongo. Alcune sono comunque domande con suggerimenti di ulteriori webinar di approfondimento. Ad esempio, appunto, un webinar apposito sull'utilizzo delle copie dall'analogico al digitale, oppure i casi in cui si può annullare un protocollo, in cui viene detto appunto che la normativa su questo argomento è veramente minima. Ma poi passo ad alcune domande che, scusatemi se seleziono proprio per questi motivi anche di tempo. Una è relativa anche alle competenze che bisogna avere. Appunto, Gianluca Provenzano che chiede: in questo ambito le figure che possono ricercare le PA quali potrebbero essere? E per queste figure esistono dei corsi di formazione specifici? Mi sembra interessante perché tante volte appunto non si capisce che cosa, dove cercare informazioni specifiche su questo tema. Allora, io posso dire che la risposta a vari livelli. Innanzitutto, per quanto riguarda il pubblico dipendente, le competenze digitali che il pubblico dipendente deve avere sono state ben definite nel syllabus che è stato predisposto dalla AGID credo poi anche sostenute dalla funzione pubblica. State fatte attività anche di formazione disponibili. Io ho collaborato con Informed su questo e credo che quella sia una buona base per tutti, ma una base di partenza. Le figure specifiche sono formate da chi? Allora, le figure specifiche per il responsabile della gestione documentale e anche per il responsabile della conservazione, le linee guida AGID sono esplicite, dicono che devono avere competenze informatiche, giuridiche e archivistiche. Queste competenze sono garantite ad un buon livello, non tutte perfette, naturalmente, noi sia dalla scuola di specializzazione che c'è in Sapienza, sia dai master di secondo livello, in particolare per esempio il master di Macerata dell'Università di Macerata, che in un anno fornisce veramente notevolissime competenze trasversali. C'è anche un master dell'Università della Calabria che fornisce competenze di questo tipo, e poi ci sono le scuole degli archivi di Stato che sono state riformate quest'anno dopo, pensate, 110 anni. È stata una battaglia durissima dentro il Ministero, e questo ve la dice lunga sulla rilevanza che poi anche nel Ministero competente hanno alcune queste aree, e queste scuole oggi forniscono un percorso nuovo,
proprio di archivista contemporaneo, è una delle figure, e gratuite sono queste scuole, e poi forniscono anche queste scuole, sono 17 in tutta Italia, sul territorio nazionale, se andate sul Ministero e sul sito della Direzione Generale degli Archivi, queste scuole forniscono anche dei corsi brevi, annuali o semestrali, anche d'intesa con le amministrazioni, d'intesa con la Soprintendenza Archivistica. Quindi sono figure, diciamo, di particolare rilievo. Noi abbiamo in corso, lo dico perché stiamo per mandarle in inchiesta pubblica, come Uni, una riforma della norma sul profilo dell'archivista, e abbiamo un po' alleggerito, mantenendo fermi alcuni requisiti, ma consentendo varie possibilità di approfondimento. Uno dei modi, per esempio, che io consiglio per approfondire, per chi ha una laurea o triennale o magistrale o vecchio ordinamento, di seguire qualche corso ad hoc, iscriversi ai corsi singoli, un corso di archivistica informatica dell'università. Si pagano poco, 500 euro, 300 euro a seconda degli atenei, e si acquisisce un titolo, 12 crediti, anche di più, a seconda del tipo di corso. Mariella, grazie intanto. Prima di passare alla prossima, io credo, interpreto la domanda del collega, credo che si riferisse a come si crea il documento, cioè formazione per come si fa il documento prima ancora che per tutte le altre figure. E questa appunto è un altro ambito rispetto alla gestione documentale. Ecco, se Io posso non dire su questo una cosa, io ho un pallino, e anche Alessandra ce l'ha da Sì, sempre, che è infatti quello immaginavo che lo dicessi. di riuscire a creare con il supporto di tutti, quindi con un tavolo che mette insieme AGI, Direzione Generale degli Archivi, Formez e così via, una comunità di pratiche. Una comunità di pratiche in un settore così complesso che sappia realmente venire incontro alle esigenze operative quotidiane che cambiano, che mutano, perché il mondo digitale è dinamico. Agid fa un enorme sforzo di adeguamento della normativa e anche di indicazioni operative, ma non potrà mica stare sempre e, come dire, immediatamente sul pezzo. Lì ci vuole un ambiente di supporto e di collaborazione continua. Si cresce insieme. Ecco, questo è un po' il lavoro da fare. Senti Mariella, nel frattempo intanto invito anche a collegarsi Patrizia Gentili e poi le pongo una domanda. Intanto continuo con te un attimo su una domanda molto interessante che ha posto Tiziana Marcolongo. Esiste uno studio sul cambio di forma tra un documento firmato manualmente rispetto a un documento firmato digitalmente? In realtà questo si rifà al fatto che spesso il fatto dell'evidenza grafica della firma digitale, per esempio Pades, continua a essere consolidato apponendo la firma in più punti di un documento PDF, ripetendo sostanzialmente la modalità analogica. Appunto, no, non, la firma digitale, poi magari anche Patrizia potrà dire qualcosa su questo. Certo, La firma infatti io digitale è una firma che include l'intero documento, e il passaggio dall'analogico al digitale implica una rimodulazione del modo di pensare la produzione documentale. Io potrei avere altre forme, per ora. Su questo, in una modulistica potrei prevedere dei visti, delle forme di notifica, potrei prevedere dei consensi, ma la firma digitale è uno strumento pesante, cioè, in realtà semplicissimo da gestire, ma che ha un impatto di non ripudiabilità, che riguarda l'intero bitstream a cui lo stiamo applicando. Quindi Quindi la posizione. firmare più volte non mi sembra. Lo stesso documento non mi sembra proprio
complica le verifiche, complica tutto il processo, insomma, non so se Quindi Federica. la posizione, chiedo anche a Patrizia, la posizione dell'evidenza grafica su punti diversi, su punti distinti, ci chiedono appunto che senso hanno su un file PDF la posizione dell'evidenza grafica su punti distinti. No, non ha nessun senso e chiaramente, come diceva Mariella, la firma digitale blocca il documento nella sua composizione di quel momento e quindi comprende tutte le pagine, per cui apporre quel simbolo, tra l'altro, è semplicemente una facility, un opportunity, diciamo, per rimandare all'abitudine appunto dell'analogico, ma in realtà non è quello che dà ovviamente la sostanza della firma digitale, bensì l'algoritmo che c'è sotto. Inoltre c'è la possibilità con Adobe di concatenare all'interno del documento anche gli allegati a quel documento, quindi nidificati all'interno, nel momento in cui si firma, a quel punto hai bloccato non solo tutto il documento, ma anche gli allegati. Questo, per esempio, è una cosa molto utile quando poi, diciamo, si va, a protocollare il documento. Grazie. Allora, un'altra domanda veloce perché mi sa che stiamo proprio in chiusura. Può essere disconoscibile in giudizio un documento firmato digitalmente con la propria carta nazionale dei servizi in luogo della firma remota assegnata dal proprio ministero? Secondo me no, la Carta Nazionale dei Servizi è una, poi ci sarà un webinar dedicato, no, alle varie firme, eccetera, ma la Sì, Carta certo. Nazionale dei Servizi prevede, ha delle garanzie, specifiche di collegamento, tra il documento, non è una semplice, aggiunta di dati a un insieme di altri dati, ma è proprio una integrazione tra le componenti, diciamo, di controllo del dispositivo che abbiamo e il contenuto del documento. Quindi direi che su questo non ci sono rischi. Poi, naturalmente, io dico sempre, la disconoscibilità in giudizio è un problema che va visto nelle giuste proporzioni, nel senso che vale nella fase di valore legale del documento, del procedimento, del processo in corso, mentre poi incide molto di più, adesso lascio perdere l'individuo e il privato naturalmente, ma nella pubblica amministrazione conta molto di più il fatto che il documento sia oggetto di un sistema di gestione documentale, quindi sia stato in qualche modo reso persistente, congelato all'interno del sistema, che ne a quel punto ne garantisce l'identità, come dicevo prima, il controllo, l'integrità, l'esistenza, il collegamento agli altri documenti e naturalmente poi sarà inserito all'interno di un processo di conservazione. Ho visto che una persona chiedeva qualcosa sull'impronta digitale. Io credo che ne parlerà sicuramente chi farà il discorso successivo, il webinar prossimo, sulle firme. L'impronta non è il riassunto del documento, è una sintesi computazionale, frutto di un'applicazione, di un algoritmo gestito da un software ai bit e agli uni. Ed è importantissima perché ci consente di bloccare quel contenuto del documento completamente. Se io cambiassi semplicemente aggiungessi una virgola, come si fa in un documento analogico, ci cioè aggiungo una virgola a penna perché mi sono dimenticato di scriverla, l'impronta del documento a cui ho aggiunto la virgola sarebbe per più della metà, del 50%, diversa dall'impronta del documento precedente. Non è cambiato quasi nulla se non una virgola, ma l'impronta mi dice che io ho cambiato il contenuto del documento. Quindi vedete che controllo forte sull'integrità del documento riesco a gestire in una dimensione digitale ben progettata. Colgo l'occasione, siamo proprio in chiusura, però una domanda, visto che abbiamo parlato molto dell'oggetto del documento, voglio porvi un'ultima domanda sull'oggetto. L'oggetto che è stata posta dai colleghi, l'oggetto è il documento in forma di PEC, quindi si può solo integrare o anche modificare mantenendo le informazioni necessarie?
Allora, Mandona, no, domandona. Io Mandona. ritengo che si possa integrare senza implicare l'annullamento. Naturalmente, però, dipende da come è gestita la piattaforma documentale. Cioè, se esiste un campo di integrazione, che è una sorta di descrizione ulteriore, vuol dire che io non tocco l'oggetto originario, ma aggiungo delle informazioni. Ma se in realtà, tra l'altro, se io ho mandato in conservazione quel registro e c'è un obbligo di invio giornaliero, io a quel punto quelli sono gli oggetti che ho mandato in conservazione e devono restare quelli. Io posso gestire forme di integrazione in ambito gestionale. E lì c'è da fare un ragionamento molto complesso su questo problema, lo so, molto duro dell'annullamento, quando gli oggetti sono chiaramente sbagliati e tocca lasciarlo incompleto, sbagliato, perché l'annullamento sarebbe troppo oneroso, da fare su grandi quantità di documenti. Per questo dico, bisogna formare bene il proprio personale, motivarlo e poi, certo, trovare delle forme di integrazione che però non toccano l'oggetto originario, se è possibile. Se l'oggetto è veramente sbagliato, tocca procedere con Sì. l'annullamento, con rinvio, con quello che si richiede. Non so, Patrizia, se vuole dire qualcosa su questo. Beh, questo purtroppo è una delle novità, insomma, diciamo, delle cose che sono state stigmatizzate in È colpa maniera mia. superficiale sulle linee guida, perché queste sono indicazioni che provengono proprio dal testo unico. L'oggetto è uno di quei campi che è considerato essenziale per la protocollazione, quindi come tale deve essere compilato con assoluta attenzione e accuratezza. Come dicevi tu, il personale va formato, deve farlo con molta chiarezza, perché altrimenti, appunto, il protocollo va annullato, mettendo la motivazione, deve rimanere agli atti che è stato annullato. Faccio l'avvocato del diavolo di nuovo, anzi l'avvocata del Lo so. diavolo. Però allora è vero che il personale va formato, è vero che le PEC arrivano, le PEC in quanto documento, facciamo conto il messaggio di PEC. E arriva con un determinato oggetto fatto da, appunto, non dal personale che lavora con me o con voi, ma da chiunque. Quindi, rispetto a una PEC che arriva con scritto da inviare a Mario Rossi, una cosa del genere, qual è l'oggetto di quella PEC? Cioè, come posso intervenire io non modificando completamente quell'oggetto? Che cosa posso integrare? Ora, questo è, voglio, anche, potremmo dire che è materia anche Sì, del però posso dire prossimo. una cosa, Alessandra, la PEC, l'oggetto della PEC non va ricopiata come oggetto del protocollo, molto semplicemente. Se proprio vuoi, perché ritieni in certe circostanze che Volevo sentire. quell'oggetto va mantenuto, perché ha delle... Allora lo metti e ci aggiungi l'oggetto tuo, oppure metti prima l'oggetto tuo e poi aggiungi anche l'oggetto della PEC, ma l'oggetto della PEC non può essere l'oggetto del tuo sistema di registrazione. Questo è il punto, perché nella PEC si mettono le cose più fantasiose nell'oggetto della PEC. Le persone usano la PEC come uno strumento per quello che è uno strumento di trasmissione di documenti. Poi qualche volta la PEC stessa è il documento, no? E quindi, però, è uno strumento scivoloso. Il sistema Sì, di posta sì, certo. elettronica non è un sistema di gestione documentale, è un sistema di trasmissione. Di Sì. trasmissione. E questo Ok. è, no? È Purtroppo questo viene scivoloso. È capito. scivoloso perché in quanto documento la parte del messaggio non ha un oggetto suo come documento, ma ha solo Dovrebbe l'oggetto certo. della trasmissione. Esatto. Quindi Adesso c'è che un arriveranno i oggetto tedeschi con della trasmissione il e loro sistema. poi un oggetto del documento messaggio. Sono due cose diverse. Esatto. E quindi è un po' così. Comunque.
Va bene, io ripeto a tutti i partecipanti che tutte le domande alle risposte, tutte le risposte alle domande che non siamo riusciti a dare qui verranno date successivamente. Ringrazio tutti, ringrazio Patrizia e Mariella, a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo webinar e tutti i partecipanti. Speriamo di farne altri presto, ugualmente interessanti. Grazie, Ciao, arrivederci. arrivederci a tutti. Grazie. Ciao.